sono preparato qualche domanda per fare un'intervista a Sergio Endrigo e devo dire che la cosa per me non è stata molto difficile perché, essendo io un cantautore, mi sono ricordato le domande che di solito fanno a me. Non ti spiace, vero? La prima è questa. A che cosa sono ispirate le tue canzoni? Dipende quali canzoni. Certe canzoni sono ispirate a delle cose precise, certe invece a delle cose meno precise. Naturale. Fai prima la musica o il testo? Dipende se mi viene prima in mente la musica o se mi vengono prima in mente le parole. Certo, è vero, anche questo è vero. E dove ti trovi meglio a comporre? Dipende. Se, dove mi trovo nel momento che mi dove voglio comporre. Viene. E per finire, qual è il posto che tu occupi nella musica leggera? Questo logicamente dipende da quale punto di vista lo si guarda. Mi fa piacere perché vedo che anche tu rispondi sempre dipende, perché a queste risposte non si può che dire dipende. Ora, a parte questa intervista assurda, vorrei che tu cantassi una canzone invece di fare come si fa sempre con la base, con il nastro, con l'orchestra, solo con la chitarra, come abbiamo già fatto altre volte in casa di amici qualche anno fa. Sei d'accordo? Dipende. Io ti do una mano, eh? Non hai saputo tenerti niente, neanche un sorriso sincero, e avevi il mondo intero nelle tue mani. Tutto hai perduto, anche l'amore, buttato via dalle tue mani, mani bucate. Non hai saputo tenerti niente, neanche un amico sincero. Avevi tanto e hai sempre dato tutto a nessuno. Tutto hai perduto, anche il mio cuore, buttato via dalle tue mani, mani bucate. Ora lo sai, nessuno torna indietro, e io non sono più io, è inutile che pensi a me. Adesso piangi, adesso chiedi un po' d'amore sincero, un po' d'amore per il tuo cuore solo e malato. Non c'è nessuno che ti dia un fiore, né una mano per le tue mani, mani bucate. Non c'è nessuno che ti dia un fiore, né una mano per le tue mani, mani bucate.